Durante la seduta dello scorso 9 febbraio, il Consiglio Comunale ha approvato con voto unanime il regolamento DECO per le denominazioni di origine comunale dei prodotti gastronomici artigianali del territorio. Lo scopo di questa denominazione è quello di promuovere ulteriormente le eccellenze prodotte nella città di Ravenna e nelle sue frazioni, che potranno così dotarsi di un ulteriore riconoscimento anche agli occhi dei turisti che si spera possano tornare al più presto in città. L'assessore alle attività produttive del Comune di Ravenna, Massimo Camelliani, spiega come funziona il regolamento DECO e quali vantaggi potrà portare alle imprese del territorio. La legge prevede che i comuni si possano dotare di un regolamento DECO, che è la denominazione di origine comunale dei prodotti di un determinato territorio, siano essi prodotti alimentari, artigianali oppure ingredienti riferiti a un determinato prodotto. È una possibilità che noi vogliamo dare alle imprese, alle associazioni di categoria, alle associazioni culturali del nostro territorio comunale. E in questo periodo di grave crisi economica dobbiamo anche dare delle prospettive, e siamo consapevoli che il regolamento DECO e la denominazione DECO del Comune di Ravenna in questo caso non risolva i problemi del mondo, ma può dare un'opportunità a quelle imprese che vogliono valorizzare i prodotti del nostro territorio, alimentari, agroalimentari, anche agricoli, artigianali, per far sì che si promuovano a livello anche turistico di macro territorio. Faccio per esempio un esempio pratico. Quando usciremo dall'epidemia e ritornerà il turismo nella nostra città, i turisti potranno andare a visitare i monumenti UNESCO, il nostro patrimonio naturalistico, il nostro centro storico, e magari trovare dei prodotti che nei ristoranti, nei bar, nei negozi, che hanno avuto la denominazione comunale DECO, perché quel prodotto alimentare è riferito al comune di Ravenna, o il prodotto artigianale. Faccio degli esempi, per esempio il mosaico moderno di Ravenna è solo di Ravenna e quindi potrebbe eventualmente avere la denominazione DECO se verrà fatta richiesta da parte delle imprese artigiane. Oppure un altro prodotto che ben potrebbe avere la DECO, secondo me, è per esempio un prodotto, un mitile, la cozza di Marina di Ravenna, che la stessa amministrazione comunale ha prodotto e ha valorizzato in questi anni. È unica del comune di Ravenna e si differisce dalle altre perché è selvatica e quindi non è d'allevamento, e la sua unicità è data anche che cresce alla base delle piattaforme ENI al largo del comune di Ravenna, e quindi quella, la cozza di Marina di Ravenna, che ha una valorizzazione anche dal punto di vista turistico che è molto buona e anche da parte dei cittadini è apprezzata, potrebbe avere anche questa denominazione. Quindi si può promuovere meglio quel prodotto con questa denominazione. Il regolamento prevede che si debba fare richiesta e il comune di Ravenna la debba analizzare attraverso una commissione tecnica composta da 5 esperti, che devono essere esperti del settore, provenienti dal mondo delle associazioni di categoria, ed esperti che nomina il sindaco, i quali vaglieranno le proposte di denominazione DECO che arriveranno dai mondi economici, dai mondi delle imprese, dai mondi associativi. Dopodiché, se solo se ci saranno i requisiti, ci sarà la veridicità di questa eventuale denominazione, verrà espressa questo parere alla giunta comunale di riferimento, che adotterà una delibera di denominazione DECO di quel prodotto, che verrà poi messo in un albo. Poi il comune di Ravenna potrà adottare, dare la possibilità a chi ha ottenuto la DECO di utilizzare anche il marchio DECO con il logo del comune di Ravenna. Quindi è una progettualità interessante, che potrebbe fare anche favorire la rete tra le imprese, che potrebbero lavorare insieme su un determinato prodotto alimentare o artigianale o agricolo. Quindi favorisce anche l'aggregazione. È una possibilità per noi importante in questo anche periodo in cui dobbiamo guardare ad altro, inventarci anche tra virgolette ricette nuove, e questa DECO può rappresentare un'opportunità. Avere il regolamento comunale DECO dà la possibilità nel comune di Ravenna alle imprese che vogliono cimentarsi sulla storia, sulla valorizzazione di un prodotto alimentare artigianale agricolo, di farlo, perché è stato approvato anche dall'unanimità, quindi vuol dire che il consiglio comunale, nella maggioranza e nella minoranza, ne ha riconosciuto la portata innovativa e meritevole di tutela.
La stessa cosa è stata data dalle associazioni di categoria che voglio ringraziare. Tavolo dell'imprenditoria non era scontato, ha espresso parere favorevole alla bozza di regolamento e ha contribuito a fare delle proposte che sono state in parte accolte alla stesura del regolamento. Mi auguro che magari anche i territori vicino a noi della provincia di Ravenna o della Romagna, i comuni dei territori della Romagna e della provincia di Ravenna, limitrofi, facciano la stessa cosa al fine di valorizzare i loro territori, i loro comuni di riferimento. Vediamo la valorizzazione delle DECO di prodotti di origine comunale come una, con una filosofia di prospettiva di territorio, quindi non nostalgica, ma di valorizzazione della, io lo vedo molto in una chiave della gastronomia, del nostro territorio, in una chiave anche turistica a favore anche dei cittadini. Cioè dobbiamo valorizzare meglio i nostri prodotti, che magari non ne conosciamo la storia, o dobbiamo valorizzare anche le ricette alimentari dei nostri prodotti del comune di Ravenna, che magari non conosciamo, che possono essere riproposte, possono ottenere la DECO e possono essere valorizzate meglio dal punto di vista turistico, dando un'offerta di territorio ampio e che offre tante cose, dal punto di vista delle imprese anche dando una prospettiva magari di economicità in più rispetto a non avere la denominazione DECO. Poi dopo spetterà al mercato e alle imprese saper valorizzare i prodotti, però noi dobbiamo creare una cornice che è il regolamento DECO per dare questa possibilità. Ravenna ha delle ambizioni importanti in termini di turismo nei prossimi anni, stava crescendo prima del coronavirus il turismo legato alla città d'arte, al mare, al patrimonio naturalistico, ritorneremo a valorizzarlo. 20 anni fa questo regolamento probabilmente non sarebbe stato approvato. Oggi, di fronte alla crisi economica che ci porta a fare diversi ragionamenti anche nuovi, questo regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale all'unanimità, quindi vuol dire che veramente è cambiato il mondo, è cambiato anche il paradigma e si vogliono analizzare nuove progettualità.